Un pugno! Ma cos'è? Non sono capace. Sì, sì, avrei dovuto fare le ultime due puntate della seconda stagione del Trono del Buoni. Ma una settimana ne avrei mai fatta, ragazzi. Ne avrei mai fatta, che ci stiamo prendendo per il culo. E allora becca il pugno del Muori. Il cazzotto del Muori. Iniziamo un'altra cosa, cazzo di metacane. Ma sì, dai, ma che ce frega, vi dai una. Tanto mo finisco Berserk, gli sta. E poi sono solo 12 puntate. Che ce l'ho? Un anno minimo ci metterò. No. Questo è l'unico anime, tranne forse in altro, dove non te preoccupi del protagonista. Oddio, mo muore, oddio, mo se fa male. Male? Ma lascia verde. E quindi via. La prima puntata del cazzottino del Muori comincia. Parte con Light, vestito come quando stava a nadare Peppar. Ma che è lo stesso giorno? Ma che è il libricino del Muori? No. Che cazzo sto a dire? Improvvisamente, bombete. Quando la diarrea ti colpisce. È così. No. Terminator. No. Piccolo. Sì, è piccolo, raga, dai. Junior, sì, Mediaset, ma vaffanculo. Sei ispirato per forza perché era sto personaggio, dai. Che lo fa, sto One, il creatore? O One, non so come si pronuncia. Cazzo, si chiama One, il fumetto si chiama One Punch Man, ma dai. Che ha iniziato così, sul web. Poi è arrivata tutta gente. Boh, fumetto, gli hanno ridisegnato perché disegnava una cosa lascia verde. Hai capito? Poi da quello che ho capito mi sa che manco si fa vedere. Tipo come me, grande fratello. Ti capisco. Cioè, non ho trovato una foto sua. Comunque, andiamo avanti. Questo lo chiameremo piccolo freebooter. Coi joystick in capoccia, da. Che fa un bordello allucinante. Le mosse di Dragon Ball proprio. E poi Evangelion. E che cosa c'è tutto in questo anime? No, è il quartier generale di qualcosa. Che non te spoiler finché non lo dicono. Ti posso dire che hanno mandato due persone a fermare piccolo freebooter. Ma guarda chi è questo. Questo è Lighting Max. Mica me ne ero accorto che stava qua. Ma pensate, ci ha preso le pizze. Eppure Smile Man. Ma dai cazzo. Smile Man, sì. L'emoji umana sponsorizzato da Facebook. L'eroe buongiornissimo. Vasti colori, i guanti gialli e la tuta rossa. Parere negativo di quello che mo vedrai. Vabbè, sti due abbozzano. Quindi, oh mazza, piccolo freebooter, allora mena. Damn, it feels good to be a gangster. Pure la Super Saiyan ha menato. I capelli sono quelli, eh. In sostanza, stiamo una merda. Bam. E allora chi potrà salvarci dall'attacco di Piccolo? Goku! Vabbè, quello è Piccolo, anche se pare più una sfera del drago che zampe. Ma è stato troppo sul pianeta del Recaio e la gravità gli ha fatto cascare tutti i capelli. Non è Goku! Goku se becca questo se dà. Teletrasporto, fugone. Usa tutti gli stati Super Saiyan che te pare. Che tanto ormai siete semafori. Blu, rosso, giallo. Datte, Goku, datte. Città sfasciatissima. Una bimba piange. Ah, piccola Angela. Vieni qua che ti consolo. Carezzina. Ma no. Infatti, no. La ragazzina si è teletrasportata. Ma allora mi sono sbagliato. È la ragazzina, Goku. No. È stato il tipo di prima. Anche se Goku un petto a lui e una ragazzina piagnina. Quindi ci starebbe anche bene. Ma chi è lui? È uno che fa l'eroe per hobby. Tiè, potrebbe fare un youtuber. E invece, l'eroe. Eppure da Roma palese. Giallo demonizzazione. Rosso come il sangue tuo. Guardalo. Guardalo! Ammira questo sguardo pregno della rabbia e del fuoco sacro, della vendetta dell'umanità. Sono quattro linee sto personaggio. Guarda che faccia che c'ha. Quattro linee. No, guarda in realtà il genio che si nasconde dietro questa espressione apparentemente misurata. No, sono quattro linee. Piccolo freebooter in realtà si chiama Vashin Man. Ecco, è calla. E no, è la politica, lo vedi. Ed è qui per impedire ai figli dei Novax di andare a scuola. Tipo qua, ragazzina, dammela che la strizzo. No. E allora, per sicurezza, ha distrutto tutte le scuole. Così il problema non sussiste. No, è nato dalla madre terra in risposta ai continui soprusi che gli esseri umani stanno facendo agli animali, alle piante, all'atmosfera, a tutte cose. Perché gli uomini sono come un virus che la infestano. Sì, l'ho visto pure io, Matrix. Ed è qui per rimediare a questo scempio. Che avrebbe anche ragione, perché stava a fare un casino come umanità, dai, se può dire no, stava inquina a tutto. E poi ti ha creato la madre terra, mi stai a dire? Sì. Ma quindi andate contro, è un atto contro natura, nel vero senso della parola, perché ti ha creata la natura. Esatto. Come le unioni omosessuali. Basta, dopo i vaccini pure questa. Ma chi sei, l'ambientalista di destra? Nuova specie. Non provare a etichettarmi. Piccolo freebooter, rosica, e diventa grosso così.
Ass, questo vero. Ma dove vai a ginocchio coi guanti? Bravo che ha portato la tovaglia. Mo vai a far picnic. Visto che io so piccolo, te sei grillin a pelatino. Te puoi immaginare la fine che farai. Io l'apostolo della terra ti consacro. Scusa. Dimmi. Niente. Le dona molto la calvizie. Se lo lasci dire, i capelli sono sopravvalutati. Comunque, Vaccine Man sembrava tanto figo, tanto forte. Ed era forte, eh. Esploso popo. Che subo gli hai preso? Un po' tutti, guarda. Pure che Shiro ci rimane de merda. Aspettavi, eh? Se non l'hai già visto, se non lo sai. Però nessuno se lo aspetta la prima volta che lo vedi, una cosa del genere. Va che posa, va che sguardo, va che eroe. Vaffanculo! Pure questo è schioppato subito. I drammi dell'eroe. Ebbene sì, il suo dramma è che è troppo forte. Ha un'aura potentissima. E finisce sempre tutto con un punch! 3 anni prima. Mo sono dovuto andare a cercare, che vuol dire? Traducetele ste cose, porco zio. Vabbè, è sempre lui, il nostro eroe, coi capelli. Te lo dico dopo il nome, perché non l'hanno ancora detto, non lo voglio spoilerare finché non lo dicono. Voglio seguire la trama. Il nostro eroe fronteggia un altro terribile mostro. Ma dai, cazzo. Ma che anime è? Un anime bellissimo. Ma che gente siete? Gente con una personalità. Questo, per esempio, era umano ed è diventato così perché ha mangiato troppi granchi. Fermentati! Può essere. Ma che motivazione è? Una bellissima. Anche perché ha un senso questa motivazione. L'ossessione ha un senso, però non toglio di niente. Poi te lo dirò, sì. Ma comunque. Ma allora, scusa, ma perché non vedo in giro Snoop Dogg con una capoccia tutta verde e un vestito di gomma arabica? Capisci a me? E gente dietro che cerca di dargli fuoco? Perché? Vabbè, il granchio imbruttisce al nostro eroe. Sei stanco della vita, giovinotto? Beh, sì, un pochetto, in effetti. Lascia perdere, guarda. Sono disoccupato. Mi fanno lavorare in stage. Perché devo fare esperienza, dicono. Fanno dei contratti del cazzo un anno e forse 1.000 euro al mese. E se stupiscono che 100.000 giovani l'anno lasciano il paese. Qua rimarranno solo vecchi immigrati. Ricordati queste mie parole. Ed è giusto così. E le pensioni ve le paghiamo col cazzo, tacci vostra. Tirate fuori i sordi, vecchi maledetti. Pagate i giovani. Sarebbe bastato un zio. No, attenzione, la questione si fa seria. Questo lo vedi così in mutande, ma squarta la gente. Però risparmia al nostro eroe, perché c'ha gli occhi depressini. E Kenshiro ci insegna che se c'è sti occhietti, poi fa la rigenerazione libera ad ogni pensiero. E quindi si dà. Anche perché si vuole vendicare di un ragazzino con una fossetta sul mento. Ah, però piace molto ad alcune donne. Fossetta sul mento! Fossetta! Cratere! Ma dai, ma questo è un disabile, sto ragazzino porello! Ma fatti operare! Ma che so, 2 cancri al mento! Ma che devo fare, le battute sulla faccia come il culo? Mi rifiuto! Però chiudi la bocca, se no esce la cartigiani! No! Culottino! Cioè, chiappettino! Volevo dire, ragazzino! Col mento a culo. Dimmi, hai mica beccato un granchio tipo Sirenetto, ma al contrario? A voglia! Gli ho disegnati i capezzoli! Ma sei cretino! Ragioni col culo! L'ho fatto per lui! Per farlo sentire normale! Io lo so cosa vuol dire essere diversi. Vabbè, cazzi sua. Anzi, culi sua. Io scelto niente. C'ho da pensare bollette. Eppure brutto. Si mettesse dei mutande, che cazzo. Questo, no quello dopo. A cui poi glielo dice, tra l'altro. Ah, ti ho trovato! Cuscio del culo! E infatti, il nostro eroe salva il ragazzino da morte certa. Gli stava per un bel culo e basta! Vattene, ragazzi! Tiè, questo è il numero del chirurgo. Ma il mio pallone! How could this happen to me? Ehi, giovinotto, che vuoi fa? Salva il culo del ragazzino. Te me vedi così sotto trama comica? Ma son pazzo assassino, eh? Guarda cosa ha fatto al mio bel carapace. E non posso nemmeno pulirmi con sti attrezzi qua. Infatti non ti voglio manco chiedere come te pulisci dopo la numero 2. Perché stiamo parlando troppo di culi, onestamente. E sto anche vedendo che hai le chele marroni. E sangue. Levate o te faccio la bua. Mette in culo. No, no, no. Ma se te pulissi io con asciugamano e la finimo qua? No, mo rosicato. Me rode il culo. Il nostro eroe a questo punto ride. Sì, lui è Kira. Non è Kira, è morto per forza. Una caracca del granchio volato 10 metri spa per terra. Morto. Stringe i ghiappi, ragazzi. Tutte e 4. E invece non è morto!
Allora sei veramente stanco della vita, giovanotto. Guarda, no, non è questo, ma lascia perdere. Cioè, come ti ho detto prima, i giovani scappano da sto paese. I pochi che rimangono non fanno figli. Sempre per questo motivo, quello di prima, dei contratti a cazzo, l'incertezza sul futuro. E i pochi bambini che nascono da quelli che rimangono. Non ti posso far ammazzare. L'indice demografico è troppo basso. O sì o no? Mi sono appena ricordato che da piccolo non volevo fare il lavoratore dipendente sfruttatissimo dai vecchiacci. Ah no? Che strano. Ma l'eroe! Ma falla finita, soggetto. È un lavoro vero, mica come lo youtuber. Taccagnate incredibili. Ma hop, olio cuore jump. Scena brutta. Madò, che dolore, questa è la scena più brutta di tutte e 12 le puntate. Saliamo subito, dai. Che schifo. Dal tizio esce tutto granchio, fermentato, e muore. Però succhia la capoccia, la parte più buona. E fu così che il nostro eroe sconfisse il suo primo mostro, che era umano, in teoria sei un assassino. Primo mostro, bravo! 3 anni dopo, eccolo qua, con la pupilla più piccola di 2/3. Vatta a far controllarsi, potresti aver danni al cervello. Che fa la spesa? Nah, ma visto che Kenshiro Jotaro fa la spesa, eh? Una tizia lo guarda e ride. Ma che cazzo io? Ma che davvero? Te dice bene che le donne non si toccano neanche con un fiore. Anche se lui, pure se te tocca con fiore, esplodi. Quindi se ne vada, se sbrighi. Paga col borsellino che pure mi nonna qua gli sta di quanto è fuori moda. È fuori moda! E bombete, tutti spariti. Perché la diarrea può colpirti anche nella vita di tutti i giorni. E che è successo? Improntone! Palese citazione Attacchi ai Giganti. E dopo Piccolo Freebooter, il titano colossale Freebooter, che è anche un po' de tuo guru, E infatti c'è il fratellone, scienziato pazzo, eccentrico. E anche sto tizio era umano, stanago, spoiler, e voleva diventare l'uomo più forte del mondo. E non ti bastava fare 100 piegamenti, 100 addominali, basta con i spoiler. E si allenava una fracca. Ma poi è arrivato il fratello con le super bombe, i medicinali devastantissimi. Ma gusto fragola. Ah, e spazio. Un grazie alla nuvola che evita la demonetizzazione. Dimostrazione dei poteri, signore e signore. Vai con lo spostamentone d'aria. Me coglionissimi. Avrei abbattuto pure il wall to sia. Inquadratura di un elicottero che dice datevi tutti. E se danno tutti. Calamità a livello demone, in teoria. Non te lo dicono, te lo dico io. Grazie fratellino. Anche se sono diventato un mostro gigante. E mica me l'avevi detto. Sono contento. Era il suo sogno. Ora sono il più forte del mondo. Sicuro. Il nostro eroe sulla spalla del tizio grosso così. Come così? Schiaccialo. Colpisci la spalla. Ok fratellone. L'altra spalla! Aspetta che ci è arrivato? Mo ci arriva, Dagli a tempo. Ecco, Ora! Fratellone! Ci è arrivato. Perché è dovuta finire così? Fratellone mio! Ci ho capito, ma schiaccialo un altro po'! E dai, un po' di rispetto! Era tanto buono! Era tanto intelligente. Meglio, è colpa tua sicuramente. Non sai distinguere la destra dalla sinistra, è colpa mia. Sì. Boh, il nostro eroe smazzato su un palazzo. Che cazzo, è morto. Ha gli occhi aperti, ma perché è morto? No, niente. Gom gom Gatling del gigante. Animazioni un po' così. Vabbè, hanno speso i soldi in altri pezzi. Buco ciccione per terra. Ammazza però, questo con tutti sti cazzotti ha fatto un cerchio perfetto. Ma chi sei, Giotto? Anzi, così grosso, Ciotto. Questa la super tagliamo. Il nostro eroe a sto punto sarà arrivato in Cina. Anzi no, dal Giappone. Quali sono gli antipodi del Giappone? L'Uruguay. In Uruguay è arrivato. Allora sei tu il più forte del mondo. Complimentoni. Grazie. Ma senza mio fratello. E se smetti di schiacciarlo magari. Ancora così. Apri qua a mano. No chiudi qua la mano, come non detto. Alla fine della zanzara ha fatto. No, quella puntata dopo. E anche se sono il più forte, perché mi sento così vuoto? Attenzione, la filosofia. Te lo dico io, guarda, sta sindrome si chiama non te sta bene cazzo. Volevi essere il più forte, sei il più forte, mo te sta bene. Decidi quello che vuoi nella tua vita. Ma il nostro eroe ti capisce. Ed è ancora vivo. Ma com'è possibile? Ma non è che pure stavolta... Cazzottone al colossale Freebooter! Eren, hai visto come si fa, sì? Con annessi migliaia di morti. Genocida. Il nostro eroe è genocida. Comunque, è vero. Che palle essere troppo forti. Te lo dico io, guarda, sta sindrome si chiama... Ante sta bene...
Lei ha perfettamente ragione, lo sa. Io non sono in grado di comprendere che parlo a fa. Si fa sera. Il nostro eroe rimugina sul fatto che sta a diventare psicopatico. Perché tutta questa forza gli sta facendo perdere la sua umanità. Non sente più paura, gioia, tristezza. Ma chi sei il dottor Manhattan? Sì, questo lo smolecola il dottor Manhattan. Ah, un micettino che scappa via. Ci ha spaventato il micettino. Bumblebee. Freebooter! Piano dei freebooter sto cartone, che taglio! E poi tutti i mezzi nudi. Ah, a me piacevano così tanto le macchine che una maso scopa. Sì, questo parla, ma non ci frega niente. Perché il nostro eroe c'ha da pensare alle robe filosofiche. Hai paura, eh? Ti investo l'anima. Vabbè, cazzotto esplode. Ormai hai capito che questo si chiama Wombat Man per un motivo. Il protagonista è invincibile. Guarda che non c'è spesso, è una figata sta cosa. Il protagonista che è invincibile e le storie sono altre. Non il fatto che lui dovrebbe allenarsi e sconfiggere i nemici sempre più forti. No, è bello che si dirama in altre cose. È particolare, per questo mi piace a me. E puoi empatizzare vedendo che lava la roba come te, se fa il bagno come te, scorreggia nella vasca come te. Ha scorreggiato, dai. Questa è una puntata culi pupù. Ma che, ho 9 anni? Sono fatti più di pai. E si addormenta sapendo che ormai nessuno è forte quanto lui. E invece no! Tizio che mena spotted! Il nostro eroe sanguina! Ma come? Ma fino a mo' ci hanno fatto vedere che è indistruttibile! Il colossale freebooter, un buco grosso così! E mo' un cazzottino! Sì, ok, ha spaccato un po' di roba, te fa sanguinare! E chi è questo? Gesù! Un Earthless? No, sono un terrestre! Allora lei ha veramente una grave malattia alla pelle, se lo lasci dire. Un terrestre da sottoterra! Ah! Quindi siamo noi i veri abitanti della Terra! Della, articolo introduttivo, della, Terra, terrestre! Noi stiamo sottoterra! Voi siete i superficestri! Toh, dalla superficie! Ma allora, secondo sto ragionamento, voi dovreste essere i sottoterrestri! No! E mo siamo diventati troppi! E se volemo fregà, pure tutta la roba sopra! Eppure l'immigrazione! E i vaccini! E l'unione civili! L'immigrazione! L'anime della Lega! Salvini! Via cazzotti tutti gli immigrati! Ma quando vai contro quelli coi sordi, tipo i corruttori bastardi! Vabbè! Gli abitanti del sottosuolo, terrestri! I terrestri hanno già sbragato il manca a fare apposta numero magico 70% dei terrestri, dei superficestri. Il nostro eroe, dopo questa terribile notizia, è felicissimo di aver incontrato qualcuno capace di tenergli testa! Yeah! Vediamo se il Wombat funziona! Sì, almeno quello! E allora via! Combattimentone disegnato un po' da paura, un po' così, ma che però so bene. I combattimenti d'estanime te fanno salire proprio... Capito come? Davvero, proprio mamma mia! Soprattutto quello hai capito, poi vedi, quello mamma mia. Boh, ne arriva uno grosso così. Hello, motherfucker. Attenzione, cazzottone, esplosione, fine. Ma te che? Io sono... Dici il nome? Uno che fa l'eroe per hobby. Niente, potevo aprire il canale YouTube, invece sto qua. E proteggerò io la Terra. La superficie della Terra. Da voi freebooter dei terrestri. Classici freebooter proprio. Tutti uguali. Veniteci. E ritaglie dei combattimenti proprio. Taglie le secche, sì. E grazie a questi avversari forti, il nostro eroe sta riscoprendo l'emozione, la tensione, l'adrenalina, la zozzeria che vediamo sbucare fuori da questi dopo i cassotti a 4 frame al secondo. Ma do l'appagamento. La sveglia. Era un sogno. Ma no! Ma che cosa? Io m'ero fatto fregare la prima volta con Covid, eh? Perché ero confuso. Ma questo è forte invincibile o no? Lo scoprimo subito! Gli abitanti del sottosuolo, terrestri, esistono! Magari questo è diventato talmente forte che ha acquisito pure la premonizione! Dai che so avversari degni! No, a quanto pare, no. Cactus e fine! Aspetta! Ancora non t'hanno detto come si chiama? Saitama! Si chiama Saitama. Farima e c'è. E ci abita pure sto One, nella prefettura di Saitama. Ma questo fa i memini. Rifine. Oh, e la prima puntata l'avevamo fatta. Dai, ne mancano solo 11. Ma prima, dagli cocotto. Madonna, non dormirò per un mese e mezzo per farle in tempo. Boh, la post credit scene. Non lo sapevo manco io. Mucche secche. Guarda, io conoscevo i cani secchi, ma le mucche... Ma chi è questo? Un idol coreano? Ma che occhi c'ha? T'è partito il fegato, frate. E sta spalla turbo diesel? Va bene, parliamo alla prossima puntata. Trifine.